Ciao a tutti, io sono Isaac e eccoci qua in questa nuova recensione del Mac 10. Il Mac 10 è un SMG acquistabile a 800 GP dallo shop del gioco e presenta alcune caratteristiche simili a quelle dell'Uzi. Come tutte le mitragliette, anche il Mac 10 ha un danno medio-basso, però c'è sufficiente perché basteranno soltanto 4 o 5 colpi per uccidere qualcuno. La precisione del Mach 10 è bassa e ciò rende quest'arma utilizzabile soltanto negli scontri a corto e medio raggio, anche se ogni tanto possono verificarsi degli strani casi di headshot sculato. Il pezzo forte di quest'arma è il suo ratio di fuoco, che essendo uguale a quello dell'Uzi, garantisce una velocità di sparo molto alta. Il recoil del Mach 10 è molto alto e unito al ratio di fuoco estremamente alto di quest'arma diventa un recoil poco controllabile ed è molto fastidioso negli scontri a medio-lungo raggio. Dunque, queste erano le statistiche del Mach 10. Voglio aggiungere qualcosina, cioè, diciamolo, è enorme quest'arma, cioè, è un'arma che dovrebbe teoricamente essere portata con una mano e invece qui tranquillamente occupa mezzo schermo, roba del genere. Vabbè, comunque, facciamo le cose fatte in fretta così vengono fuori male. Non vi consiglio un mirino, se non volete usarla come un cecchino, boh, un cecchino strano. Un caricatore maggiorato più 10. E che dire, l'arma mi pare buona, danno basso come tutte le SMG, precisione buona. Sì, è carina, forse è esclusiva per i scontri a corto raggio, grazie al suo recoil fastidioso. Vabbè, la recensione è finita, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima. Our team wins.